Allora, il Perugia cade sotto i colpi del Benevento che passa definitivamente al Guri con il secondo rigore concesso. Che partita è stata, Valer? Partita strana nel primo tempo, ci ritroviamo sotto dopo pochi minuti, poi abbiamo il carattere, la grinta, il coraggio di ribattarla, però ecco, qualche errore che noi paghiamo, siamo da inizio anno che paghiamo insomma, degli errori sia individuali che poi non riusciamo a metterci una pezza, eccolo lì che dopo ci ritroviamo sotto e infine il secondo rigore ci ha tagliato le gambe. Appunto parlavi di carattere, ma secondo te perché la voce si è spenta sul 2-1 sul momento migliore del Perugia? Questa è una bella domanda che domani sicuramente riguardando la partita ci darà delle risposte, però è una squadra che gioca, gli piace giocare, che sta aperta e magari ogni tanto può subire anche un contropiede, un gol l'abbiamo preso così, però insomma c'è poco da dire, c'è poco da fare, dobbiamo dare di più. Nel finale un Perugia a trazione anteriore, no? Con tante occasioni da gol che però non siete riusciti a capitalizzare. Bravo il Benevento? No, perché direi più errori nostri, direi più errori nostri, il mio che poi ero anche in fuorigioco, quello di Sadik. Ce ne sono state di occasioni, quelle devono essere gol, perché sennò giustamente è giusto che perdi contro una squadra comunque che si trova in alto in classifica. Appunto, una squadra che si trova in alto in classifica, perché il Perugia non riesce a fare risultato con quelle al di sopra a meno di un punto? Questa è una Sono bella belle domanda. domande, faccio. Queste sono belle domande, però purtroppo ormai questa. Cioè, peccati di gioventù è un limite, secondo te? Paghiamo gli errori di tutta la squadra, magari le possono fare i giovani, ma le facciamo anche noi più vecchi. Quindi Se ogni sei errore, vecchio. sì, ormai mi considero vecchio con i ragazzi che ci sono in squadra, però ogni errore che facciamo lo paghiamo. Manca quella cattiveria, quella in gergo si chiama cazzimma, ci manca quello per fare quel salto di qualità. No, Come ripartirà la squadra da questa sconfitta? come abbiamo fatto diverse volte, siamo caduti diverse volte in questa stagione, perdendo delle partite che magari non meritavamo, però l'abbiamo fatto bene alla grande, quindi da domani si penserà contro il Pescara perché è una partita tosta e sicuramente lavoreremo duramente per questo. Appunto Pescara è una partita importante anche per te, visto che sei un ex che hai fatto tanto con la maglia del Pescara. Sì, ho passato il primo anno bellissimo, il secondo purtroppo in Serie A è andato male, però ricordi bellissimi di Pescara, quindi insomma sperando di fare qualche gol, di vincere la partita soprattutto. Perfetto. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie.